chiamato tanti operai, perché purtroppo ho il dovere di dirlo io, per il dovere di fare un'operazione verità. Ci sono tanti operai che hanno paura di parlare, tanti operai che hanno paura di farsi vedere. E allora io posso dirti che ho già incontrato molti operai e che probabilmente molti verranno anche a sentirci al comizio stasera. E loro sono consapevoli, perché sono i primi a pagare il prezzo e lo scotto di un processo industriale che inquina, produce inquinamento e morte, come dice la procura. Se non ci fosse stata l'indagine epidemiologica, io avessi iniziato questa conferenza stampa usando questa parola: qui si produce inquinamento e morte, sarei stato tacciato del solito catastrofista ecologista. Chiaro? In realtà questa parola l'hanno usata tre dei maggiori epidemiologi che dal punto di vista internazionale sono riconosciuti, e che addirittura al MIT di Boston, che sapete che cos'è, sono stati, come dire, insigniti di un corso specifico su questi punti, perché proprio hanno delle capacità, oltre ovviamente di assolutamente imparzialità. Io ho già incontrato gli operai, ne incontrerò ancora, ma il messaggio generale che voglio lanciare, e lo ribadisco, è quello che ho detto prima: noi siamo i vostri alleati, non vogliamo che si perda un posto di lavoro, vogliamo però dire in maniera molto chiara che questo tipo di modello economico è un modello economico che ha fatto scappare la gente, che ha mandato la gente via da tanto, e che dal punto di vista demografico, la demografia ci dice che c'è stata una diminuzione, e se c'è stata diminuzione vuol dire che questa monocultura su cui si basa impedisce la nascita, è un blocco, è come se ci fosse un tappo, in questo caso un tappo velenoso che impedisce ad altre attività di venire. Per quale ragione altre imprese che attività, si parlava del turismo, dovrebbero investire qua? Qual è la ragione? Fin quando non si risolve questo problema. E allora gli operai, noi diamo un percorso che è stato fatto in altri paesi, abbiamo il timing che ci consente anche da un punto di vista di capire come si può realizzare dal punto di vista della tempistica, ma la trasformazione degli operai, i tecnici delle bonifiche, è un qualcosa che darà molti posti di lavoro. Nel frattempo la procedura che io vi ho indicato, se il governo sosterrà questa impostazione, ma non è che noi staremo qui ad aspettare che quello che il governo decide. Quando una città si mette in moto, il sindaco per il futuro della città può chiamare anche alla mobilitazione della città, non come fa l'ILVA con i manifesti seriali tutti scritti alla stessa maniera, con un creativo che si è inventato le frasi a decine, perché non siamo nati l'altro ieri. Il tema però, e ripeto, che gli operai sono i nostri, noi vorremmo che fossero i nostri alleati, ma noi ci sentiamo i nostri alleati.